Là dove l'oblio avvolgesse tutto il molteplice che ci impedisce di raggiungere la verità, facendo da inciampo rispetto al guadagno della perfetta unità, là dove tutto l'esistente venisse cioè dimenticato, in modo tale da consentire alla memoria di abbracciare finalmente solo il vero, nulla verrebbe in verità reso manifesto. Anzi, nulla, o meglio, solo il nulla verrebbe reso manifesto. Un nulla che non possiamo però intendere come l'assolutamente altro dall'essere, secondo quanto ci ha fatto ben capire già Platone, che se fosse tale, quel supposto nulla in qualche modo già sarebbe, e dunque non sarebbe concepibile come il nulla che dice d'essere. Cioè, renderebbe il suo apparire identificabile con il semplice apparire di un qualcosa. Con l'apparire di qualcosa di distinto da altro, che verrebbe cioè illuminato, in modo tale da produrre di là da sé un'ombra, la sua ombra. E dunque, valevole come ciò che proprio nell'orizzonte del vedere può essere visto, sia pur come il non visto. Venendo comunque ricordato sia pur come l'obliato. Perciò, il nulla con cui ci troveremmo ad avere a che fare, da dove potesse davvero dispiegarsi la piena verità e dunque la sua luce omniavvolgente, non potrebbe dirsi se non come semplice negazione di tutto quel che c'è. Come negazione che però non può certo escludere l'esserci di quel che c'è, anzi lo deve ricordare molto bene, pur riconoscendo il suo non essere quel che è, che esso non lo sarebbe più quel che è stato e dunque sarebbe già altro, ossia sarebbe qualcosa che ancora non è, perché ad esserci ora in ogni ora, per dir così, è sempre e solamente il semplice non essere già più di quel che c'è. Per questo quel che ora non è più non può che alludere all'esserci di quello che fin d'ora è già altro rispetto a quel che in quello stesso ora di fatto non è più, che già ora si dice futuro rispetto al presente che di fatto è per esso sempre e solamente già passato. Ecco perché è proprio il dispiegarsi della verità in virtù dell'oblio del mondo, di quel mondo in cui l'unità originaria sarebbe naufragata, facendosi originariamente dimenticata, a dire sì proprio esso, l'unico vero ostacolo al riconoscimento del vero. Paradosso radicale, anzi assoluto.